sottotinale di rigore, i colpitori di testa della Zvezda, Stojković. La punizione, battuta, tagliata, con il testa miracolo di Igor, il gol di Savicevic, 1-0 Savicevic. Finalmente la punizione di Stojković, battuta bene. Vedo cosa succede, attenzione, l'arbitro sembra voler annullare questo gol. Ragioni incredibili. Attenzione, vediamo cosa può essere successo. Il lotto del guardalino a fischiare un qualcosa. Colpo di testa molto buono di Lukic per Savicevic, il gol è regolarissimo, non possono esserci dubbi. E infatti vediamo, sentiamo il fischio del pubblico. Il colpo di testa primo è di Lukic o Pančev, Lukic, poi Savicevic. E il gol annullato, incredibilmente. Ma perché? Perché poi? Sull'angolo battuto da Stojković. Questa volta vediamo se lo annulla Savicevic, questa volta finalmente dovrebbe essere vero. Grande calcio d'angolo battuto da Stojković ed è Savicevic di testa sul secondo palo, palla sorvolato Igner. 76esimo minuto, 31esimo del secondo tempo, Dejan Savicevic 1-0, gol meritatissimo. Vediamo il calcio d'angolo di Stojković, c'erano due in porta questa volta. Maledizione, fuori gioco non poteva essere, l'arbitro non poteva annullarlo. Savicevic, gol di testa ed è 1-0 per la Zvezda al 31esimo minuto del secondo tempo. Atteggiamento assolutamente da macchina, macchina che può sbagliare, che però non tradisce il motivo. Intanto vediamo che la Svezia ancora in azione con Savicevic, mentre il speaker ha... Savicevic, gol 2-0, grande gol di Dejan Savicevic. Complimenti allo speaker, gli stava dando il meritato, cioè il gol dell'1-0. Dejan Savicevic con un'invenzione strepitosa, raddoppiato con l'azione della Svezia. Grandissimo gol di Dejan Savicevic. Stata l'azione tutta quanta sua, prima la dribbling a seguire sul lungo lancio della difesa. E poi il suo bolide di sinistra si è infilato all'incrocio dei pali. Un gol stupendo di Savicevic. Vediamo, si libera Savicevic, fa partire un grandissimo bolide di sinistra, entra a fare per Ilgner ed è il 2-0. 2-0 per la Zvezda, che ha sbloccato il risultato proprio in extremis. 10 minuti alla fine, questo risultato già molto buono per l'azione della Zvezda. Vediamo, dai a Savicevic questo suo, in questo suo capolavoro. Il Kner non può farci assolutamente niente.